Bene, riprendiamo la seconda parte della mattinata ed è un piacere per me presentare la comunicazione della professoressa Ippoliti, che viene da, anche lei da Roma, dalla nostra capitale, e si è laureata in medicina, è specializzata in patologia e in allergologia, è stata professore di immunologia e immunopatologia all'Università La Sapienza e da anni dirige un master di secondo livello in psiconeuroimmunologia. Quindi diciamo che è fortemente inserita in questo contesto della nostra Autumn School. È membro onorario della Società Internazionale di Neuroriabilitazione e della Società di Neuroimmunomodulazione. Da anni è stato tra i pionieri in Italia in questo campo della neuroimmunologia e della neuroimmunopsicofarmacologia. Ed è un piacere presentare la sua comunicazione, che riguarda la parte che io ho iniziato a introdurre ieri e che ha così brillantemente delucidato la professoressa Businaro stamattina, patologie cardiovascolari e il ruolo dello stress e dell'obesità, che come vi abbiamo detto in questi giorni sono fattori di rischio importanti nello sviluppo di queste patologie. Prego, professoressa Ippoliti. Buongiorno a tutti, io sono veramente felice e onorata di essere qui con voi, perché questa credo che sia una delle prime volte che in una università diversa dalla nostra si possa veramente avere una scuola che riguarda la neuroimmunomodulazione, cioè che comprenda questo tipo di approccio, che è un approccio sicuramente già datato da almeno 15-20 anni, ma che però soltanto ora emerge proprio come spirito innovativo nell'intento di poter guardare, soprattutto per i medici, per coloro che si occupano poi appunto di malati, poter guardare, come dicevo, al malato nella sua integrità e nel suo aspetto non solo organo specifico, ma anche e soprattutto il suo aspetto psicologico e quindi diciamo comportamentale. Ed è proprio il comportamento quello che tutto sommato oggi e ci fa stare male. E allora vediamo un pochino di tracciare un link, e soprattutto io mi sono però diciamo fermata all'aspetto didattico, perché pensando di parlare appunto a degli studenti, anche se molto esperti nel loro campo singolo, nelle singole loro ricerche, ho ritenuto che fosse più utile avere una panoramica d'insieme, diciamo, presentata in maniera più didattica, e quindi ho tralasciato volutamente quelli che potevano essere poi i dati personali, che spero, se ci sarà una possibilità, magari di potervi presentare in una volta successiva. Quindi stress, obesità e rischio cardiovascolare. E abbiamo visto oramai, ve ne ho appunto fatto cenno, che sempre più si sta intravedendo una sintesi fra quello che è la funzione del sistema immunitario e del sistema nervoso, insieme appunto a quelli che sono oramai importanti processi psicologici. E tutto questo insieme ha dato appunto l'avvio a quella che è questa nuova branca, questa nuova materia, che possiamo chiamare psiconeuroimmunologia, se vogliamo soprattutto intendere l'importanza della psiche, quindi il ruolo delle emozioni, il ruolo del pensiero sul coordinamento poi degli altri organi e apparati, soprattutto il sistema immunitario. Oppure, se la vogliamo chiamare neuroimmunomodulazione, anche facendo un pochino riferimento a quella che è la società di neuroimmunomodulazione della quale faccio parte e che comunque sta affrontando a livello europeo questi stessi temi così che a me piacciono molto. E allora, se noi andiamo a vedere, questo è una storica schema, uno storico schema già degli anni 80, il quale ha messo, si può dire quasi per la prima volta, appunto quando io l'ho potuto vedere, ha messo in correlazione il sistema nervoso centrale con il sistema immunitario e il sistema endocrino, tenendo anche conto appunto delle afferenze ambientali sulla ghiandola pineale e soprattutto tenendo conto di questa parola, la parola magica che sarà oggi il link della mia chiacchierata, che è la paroletta stress. E
E quando noi vediamo stress, psiche e soprattutto emozioni, idee astratte, allora andiamo a vedere che cosa ci dice la Treccani a proposito delle emozioni, cioè come queste vengono interpretate dalla nostra enciclopedia italiana. Bene, l'enciclopedia italiana ci dice emozione, mettere in movimento, eccitazione. E quindi già questo ci fa capire in maniera quindi semantica e proprio interpretativa che è proprio vero, cioè un'emozione mette in movimento tutta una serie di meccanismi che riguardano questi tre importanti sistemi, il sistema nervoso, il sistema immune, il sistema endocrino. Perché? Perché se è vero che queste emozioni, queste idee astratte vanno quindi ad modulare e a stimolare in qualche modo appunto il sistema nervoso attraverso la corteccia e attraverso appunto i sensi, si deve far fronte a, quindi a un carico emozionale, emotivo, ma anche a un carico fisico che può essere invece di natura strettamente fisica, come appunto la variazione di temperatura, le stagioni, i ritmi mensili, nittemerali, circadiani appunto. E quindi attraverso, noi sappiamo che abitiamo in un magnete, quindi già sentiamo tantissimo delle ripercussioni ambientali terrestri. E quindi queste vanno sicuramente ad influire e devono essere in qualche modo regolate, no? Riequilibrate. Così come ovviamente già da tempo sapevamo che un antigene, quindi uno stimolo di tipo batterico virale o anche di altra natura, purché sia una natura immunogenica, quindi antigenica, andava a stimolare la risposta immunitaria. Ma tutti questi appunto stimoli che vengono dall'esterno, dall'ambiente esterno, sia un ambiente tipicamente psicologico, sia un ambiente fisico, vanno poi ad influenzare che cosa? La risposta degli organismi viventi. Attraverso che cosa? Se sono idee astratte, se sono emozioni, sicuramente poi con una risposta di tipo coping, cioè cosa dobbiamo fare, come dobbiamo agire per poter far fronte a questo stimolo. Una risposta immunitaria per far fronte appunto allo stimolo antigenico e poi una risposta strettamente di natura endocrina, quando soprattutto l'ambiente è alterato in senso negativo, chiaramente influenzerà per prima cosa il sistema endocrino di tipo riproduttivo. Quindi si bloccherà la riproduzione se l'ambiente sarà avverso. E qui noi sappiamo tutti che questo avviene per esempio nelle atlete che sono sottoposte a stress di natura fisica e psicologica, devono affrontare delle gare, allora la prima cosa che si blocca è proprio, diciamo, la funzione ovarica. Quindi tutto questo per far sì che ci sia poi la regolazione, che qui ancora veniva chiamata omeostatica e che molto più recentemente Bruce McEwen ha definito risposta allostatica, e poi vedremo perché. Quindi siamo partiti dalle emozioni, e allora le emozioni appunto sono quelle che maggiormente si legano e si correlano con la parola e con il concetto di stress. Possiamo dire le emozioni piacevoli stimolano sicuramente un eustress, quindi ci sentiamo migliori, siamo più pronti, più motivati. Ecco, io direi che lo stare qui per tutti è un grande eustress, è un piacere, siamo stimolati all'attenzione, quindi a qualcosa che ci gratifica. Mentre emozioni che possono essere negative sicuramente saranno e daranno luogo a un distress. Ma qui vediamo che dalle emozioni e quindi da quello che può essere uno stimolo stressogeno si attiva poi, come ovvio, tutta una serie di cascate di eventi che colpiscono l'intero organismo. Quindi la risposta allo stress non sarà mai organo specifica, ma sarà sempre sistemica. E naturalmente a questo fenomeno oggi fa riscontro una nuova interpretazione dal punto di vista medico e diagnostico, che è quello di andare a verificare e a tener conto, quindi a origliare quelli che sono i cosiddetti sintomi vaghi, aspecifici, che non hanno una vera e propria
causa per i quali non possiamo stabilire una vera e propria causa-effetto, ma che sono vaghi proprio perché riflettono un'alterazione di tutto il nostro organismo. Ecco appunto quello che poi potrebbe essere il sickness behavior, cioè il sentirsi strani, comportamento depresso, dolori vari, dolori che non hanno un inizio e una fine, che a volte passano, a volte no, quindi sintomi vaghi. E allora a questo punto noi facciamo riferimento almeno a quello che è stato per me un punto fermo, una pietra miliare nelle nostre conoscenze, quando mi sono imbattuta nella lettura di questo splendido lavoro a nome di Raison e Capuron, i quali ancora oggi stanno pubblicando molto su questo tipo di argomento. E qual era l'argomento? L'argomento era che appunto su Trend of Immunology del 2006 si è messo, direi forse per la prima volta, in rapporto quello che era un'attivazione del macrofago, e vedete qui il macrofago abbastanza grande, grande quasi come tutto il sistema nervoso centrale, quindi noi abbiamo il macrofago e il cervello che se la battono in importanza, e quindi vedevamo che proprio l'attivazione macrofagica, quindi il rilascio da parte di queste cellule di tutta una serie di citochine, dette appunto pro-infiammatorie, oramai avete capito bene qual è il senso, queste citochine andavano a stimolare a livello cerebrale, insieme naturalmente ad un fenomeno stressogeno, quindi uno stress psicologico e uno stress di natura, vedete, immunologica, quindi infettiva, virale, potevano andare a stimolare una sensazione di depressione. Cioè la depressione è stata in qualche modo inquadrata per la prima volta in questi anni come fenomeno legato ad una attivazione immunologica o un'attivazione stressogena. Se tutte e due le cose poi vanno insieme, la questione si aggrava ancora di più. E non a caso l'hanno chiamata Cytokine Sing the Blues. E questi sono autori che lavorano, infatti, nel Sud America, mi sembra proprio nel Missouri, nella Louisiana. Quindi, sempre questi autori hanno messo al centro della concausa delle varie la depressione, la major depression, al centro di una serie di concause che vedono da una parte i fenomeni stressogeni, soprattutto appunto per l'uomo, vedete soprattutto stress di natura psicologica, di natura emotiva, di natura appunto comportamentale, insieme ovviamente ai fattori genetici che ognuno di noi ha al momento della nascita, e vedremo anche quanto è importante questo fenomeno a livello della determinazione della risposta allo stress. Esperienze che ognuno di noi singolarmente può avere, quindi le esperienze passate, e poi chiaramente vedete l'altro fattore, l'altro versante, fattore che ha un effetto comune, che è appunto l'infiammazione. Quindi stressor da una parte, inflammation dall'altra. Dobbiamo arrivare al 2004 per avere un'altra pietra miliare nello studio di questa interrelazione fra sistemi apparentemente lontani tra di loro e che ancora in certi momenti vengono studiati singolarmente. Noi siamo qui per vedere invece sempre più questo insieme, questa unione di intenti che il nostro organismo ha a disposizione. E che cosa volevo dire? Volevo dire che mentre noi sapevamo già da tempo della relazione diretta appunto fra sistema nervoso, macrofago, linfocita e sistema immunitario, macrofago, linfocita e sistema nervoso, un terzo attore entra prepotentemente in questa correlazione, e il terzo attore è l'adipocita. Quindi il tessuto adiposo entra nell'intergioco dell'equilibrio dinamico, diciamo, allostatico, attraverso che cosa? Attraverso l'equilibrio energetico, cioè il risparmio o la dissipazione dell'energia. E questo equilibrio energetico farà sì che ci sarà una svolta importante nella regolazione immune proprio su quelle cellule, io qui ho messo bene in evidenza, i T regolatori. Mai come in questi ultimi tempi, già dagli studi appunto di Lacava e Matarese,
del 2004 che ho avuto modo di conoscere a Roma quando appunto è venuto per un seminario alla patologia generale. E appunto Matarese sta studiando gli effetti di questa energy balance e soprattutto dell'mTOR, cioè quella centralina energetica che fa parte di tutte le cellule e che è un po' il sensore appunto della nostra energia a livello cellulare. E allora vedremo come i T regolatori fanno ed entrano parte di questo processo tra il crosstalk appunto tra sistema degli adipociti con particolare riguardo alla leptina e le altre cellule, quindi il sistema nervoso e il sistema immunitario. E visto che l'attore principale di questo elemento, di questa mia chiacchierata, è proprio il tessuto adiposo, vi ricordo che il tessuto adiposo, almeno nei mammiferi superiori e nell'uomo, è costituito da un tessuto adiposo brown e un tessuto bianco. Il brown, noi con la nostra vita in parte disregolata, in parte soprattutto al caldo, perché nelle nostre case noi abbiamo sempre temperature elevatissime, e un po' proprio perché la inattività e quindi il consumo energetico viene molto molto risparmiato, questo tessuto brown noi ce lo stiamo perdendo, mentre gli animali ancora continuano ad averlo. E questo tessuto brown è sicuramente importantissimo proprio per dispendere l'energia e quindi per rimanere in qualche modo magri. Mentre il tessuto adiposo bianco, ecco, è quello che soprattutto è nato come organo di conservazione energetica per deposito appunto dei trigliceridi e soprattutto per fare un buon isolamento termico nei confronti del freddo. E quello che però sta emergendo sempre di più, diciamo da questi anni, sempre dal 2000 e in questi ultimi tempi, è la funzione immunoendocrina. Quindi il sistema adiposo, il tessuto bianco, ha una funzione di natura endocrina perché secerne numerose molecole di tipo appunto endocrino. E allora queste molecole, proprio in ricordo del concetto di citochina, e quindi prima monochina, poi linfochina, poi interleuchina, poi citochine, perché queste sono le medesime molecole rilasciate da più tessuti diversi, oggi le chiamiamo appunto adipochine, perché sono citochine, tipiche citochine, alcune del tipiche simili al sistema, a quelle del sistema immune, ma altre che sono invece caratteristiche proprio del tessuto adiposo. E quindi già qui introduciamo il concetto del adipochine, che svolgono un ruolo importante nel processo infiammatorio e quindi nel determinismo e nella progressione della malattia ateromasica. Noi avevamo nel 2006 messo già in evidenza sull'European Journal of Endocrinology, in collaborazione con i pediatri della Sapienza, che esisteva un aumento di T helper rilascianti appunto interferon gamma in bambini obesi rispetto ai controlli. E quindi abbiamo visto già che in questo esempio semplice avevamo visto che in citoflorimetria nei bambini obesi si aveva una maggiore presenza appunto di cellule TH1 che poi rilasciavano interferon gamma rispetto alle cellule TH2, e direi che ancora oggi questo tipo di regolazione TH1-TH2 possiamo accettarla tuttora, anche se si può intravedere, come abbiamo sentito in precedenza, anche forse un ruolo dei TH2. Però sicuramente nell'obesità è il TH1 quello che svolge un ruolo importante. Quindi abbiamo detto adipochine cytokine-like molecole che derivano dal tessuto adiposo bianco. E quindi vedete che qui abbiamo delle citochine che sono esattamente cytokine-like, quindi come quelle del sistema immunitario, alcune chemochine, poi ecco importanti alcune proteine della fase acuta come il siero amiloide, la proteina C reattiva e il VEGS,
E poi soprattutto anche prodotti della ciclossigenasi, ossido nitrico sintetasi, inducibile e ossido nitrico. Quindi c'è tutto un processo di regolazione, vedete, dei vasi e di altre cellule immunitarie e adipociti tra di loro. Christodoulides nel 2008 ci ha dato un'ottima visione del come la regolazione del tessuto adiposo possa avvenire in presenza ovvia di cibo. E quindi se noi abbiamo una nutrizione in qualche modo carente, non energeticamente attiva, il tessuto adiposo dal preadipocita in realtà viene bloccato, quindi viene bloccata soprattutto la proliferazione e la formazione di nuovi adipociti e quindi di nuovo tessuto adiposo. Se invece siamo in presenza di una overnutrizione, il tessuto adiposo dal preadiposita si forma l'adipogenesi e quello però che ancora è importante che ci sia, diciamo, mantenuta è la proliferazione cellulare. Quindi ci deve essere una proliferazione degli adipociti, quindi una iperplasia, scusate, una iperplasia. Quindi il tessuto adiposo deve proliferare per essere il magazzino di storaggio appunto dei lipidi. Quando però noi continuiamo ad avere una overproduzione, quindi in maniera cronica, non solo allora la proliferazione si blocca e le cellule adipocitiche vanno in ipertrofia. E questo è il punto di danno. Per cui se poi questi adipociti diventano ipertrofici, saranno maggiore fonte di citochine, di adipochine, di molecole infiammatorie e si avrà l'origine di una ectopia dell'immagazzinamento dei lipidi. Per cui lipidi, cioè non ci sarà più spazio per immagazzinare trigliceridi, quindi lipidi. E questi andranno a essere immagazzinati in maniera ectopica nel fegato, nel muscolo e in altri organi. E addirittura anche, appunto, soprattutto anche a livello sì, soprattutto muscolo e fegato. Tanto che la steatosi, insomma, il fegato grasso, sicuramente è il primum movens poi di tutti questi meccanismi che possono poi diventare irreversibili. Mentre il tessuto adiposo, appunto, della persona magra o comunque non in sovrappeso, non obesa, è un tessuto assolutamente composto da adipociti, il tessuto adiposo di pazienti che mangiano in maniera, diciamo, sconsiderata e che vanno incontro ad una obesità, questo tessuto, appunto, va incontro ad infiammazione, quindi a infiltrazione di macrofagi, cellule quindi infiammatorie, che poi condurranno in maniera preponderante alla insulino resistenza, alle malattie cardiovascolari e poi ovviamente, forse per prime o in concomitanza, alle patologie epatiche. E fra i vari tipi di cellule, soprattutto fra i vari tipi di lipidi, gli sfingolipidi di membrana sono quelli che maggiormente, secondo appunto quest'autore, possono essere i target di uno stress, cioè perché sono i lipidi più a contatto con fattori esterni alla cellula e quindi possono dare l'avvio a tutta una serie di fenomeni che possono poi avere, diciamo, effetti dannosi a livello biologico. Quindi li chiama proprio i player della immunopatologia, delle malattie metaboliche. Quindi, tornando a quello che è la funzione e la istologia del tessuto adiposo dell'obeso, vediamo quanto ci sia addirittura da 1 a 100. 100 volte maggiori la presenza di macrofagi rispetto quindi al tessuto della persona magra. Ecco, e qui dobbiamo ancora ricordare un'altra cosa importante, che tutto il tessuto adiposo non è uguale. C'è un tessuto adiposo sottocutaneo
che non crea determinati problemi. E invece solo quel 18%, che appunto io qui ho messo bene in evidenza, solo di tutto il 100% del nostro tessuto adiposo, solo il 18%, che è quello che fa parte del sistema appunto omentale, quindi del tessuto, diciamo, a livello intestinale omentale, questo è quello che maggiormente è a rischio per essere poi induttore di patologie cardiovascolari, perché è il principale induttore di citochine, adipochine e molecole infiammatorie. In più è il tessuto mentale quello che è maggiormente, diciamo, sostenuto da ipertrofia delle cellule. E abbiamo detto che le cellule ipertrofiche sono quelle sicuramente più dannose. Questa l'abbiamo vista anche già, diciamo, dal tipo di figura che ci ha presentato appunto la professoressa Rita Businaro. E quindi vediamo come esista la possibilità, attraverso le chemochine rilasciate dal tessuto adiposo, di avere chemotassi e quindi richiamo dal sangue, appunto dai vasi, verso il tessuto adiposo che si infarcisce di cellule infiammatorie e che quindi diventa proprio un vero e proprio veicolo di infiammazione e di possibile danno patogenetico, appunto, e avvio di malattie cardiovascolari. E qui abbiamo anche, in una bella review del 2010, ancora una volta il fatto che l'adipose tissue è composto non solo da adipociti, ma anche da alcuni macrofagi, i quali, appunto, una volta che uno guadagna peso e quindi va in una fase di obesità, rilasciano tutta una serie di molecole, gli stessi acidi grassi liberi, l'interleuchina 6, la sostanza sieroamiloide, le proteine chemotattiche, appunto, per altri macrofagi che rilasciano TNF-alfa. E allora qui cominciamo ad individuare quelle che sono le molecole killer, la 6, il TNF-alfa, rilasciate appunto dal tessuto adiposo. E qui mi rifaccio a quello che avevo anche, a cui avevo accennato ieri. Cioè, vedete, il tessuto adiposo perivascolare è quello che per primo avvia dei segnali che sono stati definiti segnali vasocrini, appunto segnali che vanno direttamente ad interferire ed interagire con l'endotelio, in modo tale che questo endotelio possa avere un primum movens di alterazione. Quindi vedete l'importanza del tessuto viciniore, che con il rilascio dell'angiotensina, del TNF-alfa, di queste molecole chemotattiche e che inducono già di per sé una vasocostrizione, quindi alterando anche la normale viabilità vascolare, e quindi con una diminuzione di adiponectina, che forse è l'unica molecola rilasciata dal tessuto adiposo che contrasta tutti gli effetti infiammatori delle altre molecole. Quindi con aumento, vedete, di proteina C reattiva, acidi grassi liberi, eccetera, questi bloccano il sistema dell'ossido nitrico, che invece è un sistema che serve ai vasi per poter avere la loro normale, appunto, diciamo, elasticità e motilità. E quindi queste molecole, insieme, ripeto, agli acidi grassi liberi, sono quei segnali vasocrini che poi danno insulin resistance da una parte e alterazione vascolare dall'altra. Ecco, e quindi qui abbiamo, come vi dicevo, l'insieme di molecole che sono comuni al macrofago e all'adipocita, molecole che sono tipiche solo dell'adipocita, come appunto la leptina, di cui vedremo un ruolo importante. E qui ancora una volta vediamo che al centro, a partire dall'obesità e ad a partire dall'attivazione macrofagica, sempre con le medesime molecole citochiniche e adipochine, che sono la 6, la 1, TNF-alfa, poi proteina C reattiva, che danno l'avvio alla infiammazione sistemica, alterazione della parete arteriosa, e quindi poi tutto l'insieme di aterosclerosi subclinica, clinica e poi cardiovascular disease.
a cui poi chiaramente vanno anche a sommarsi, se c'è già un diabete clinico preclinico, se c'è già, ecco, un'abitudine voluttuaria come quella appunto del fumo, e quindi una inattività fisica insieme all'ipertensione e all'ipercolesterolemia. Le cose sono tutte correlate tra di loro. Non è uno. Se se ne sbilancia uno, un fattore, seguono, se chiaramente non si corre ai ripari, per migliorare questo stile di vita. Quindi anche qui vediamo a partenza dell'interleuchina 1 beta l'attivazione dell'NFKB, l'attivazione della 6, e ancora la 6 fa tutto questo danno, e naturalmente poi l'attivazione del ciclo ossigenasi con la stimolazione delle prostaglandine. Ne parlava appunto la professoressa Marino in questi precedenti, queste precedenti relazioni, con tutta una serie di fenomeni di appunto regolazione, soprattutto con il recettore, prostaglandine che vanno sui vari recettori, di cui l'EP3 è quello che maggiormente appunto regola anche l'energia dei cibi e modula anche il sonno. Perché va ricordato che la perdita del sonno è anche un altro importantissimo fenomeno che va a stimolare una produzione di tessuto adiposo o mentale. Quindi se noi non dormiamo e manteniamo comunque lo stile di vita poco idoneo, la perdita di sonno, che poi equivale in qualche modo a dire la perdita della circadianità del cortisolo, vanno ad interagire sulla adipogenesi, con particolare riguardo appunto agli adipociti che fanno danno, quindi gli adipociti omentali. Quindi al centro del nostro discorso dobbiamo sempre vedere TNF-alfa e interleuchina 6, che come vediamo, ecco, vanno a attivare, a disregolare tutta una serie di fenomeni: il metabolismo lipidico, il sistema renino-angiotensina di cui si è parlato, coagulazione fibrinolisi, ovviamente disfunzione endoteliale, metabolismo del glucosio con insulin resistance. E allora ecco ancora quello che ho già detto. E allora qui ricordiamo la adipogenesi descritta da Christodoulides, ma con l'aggiunta delle citochine infiammatorie o delle adipochine infiammatorie, le quali vanno appunto a stimolare l'ectopia della immagazzinizzazione dei lipidi con insulin resistenza. Allora a questo punto ci domandiamo: e la liposuzione cosa può fare secondo voi? Che è proprio la domanda attuale di oggi. Chi ha un po' di pancia, chi ha un po' di grasso a livello della pancia, va subito a fare la liposuzione, e con quello aggrava sicuramente, che cosa? Il fatto di togliere una zona di immagazzinamento dei lipidi, se non cambia stile di vita, diciamo sempre questo, se continua a mantenere lo stesso stile di vita, la liposuzione aggraverà, portando appunto alla formazione di lipidi ectopici. Allora, abbiamo detto obesità addominale, dislipidemia eterogenica, pressione sanguigna elevata, resistenza insulinica, cioè è una catastrofe. Perché? Perché siamo arrivati a questo? Molti autori, e io per prima, cominciamo a pensare che sia effettivamente lo stress della nostra vita. E allora mi sono rifatta ad una bella review di Dabbar, che è un autore che si sta occupando già da alcuni anni di questo problema, per vedere qual è appunto l'effetto, come dobbiamo in qualche modo leggere o interpretare l'effetto dello stress sul sistema immunitario, sulla funzione immunitaria, vedendolo soprattutto o dal caso appunto, dice, è immunoprotettivo o è invece determinante per l'immunopatologia, per problemi di natura patologica. E allora lui ci dice, e ci ricorda, perché magari erano cose che già avevamo capito, ci ricorda che proprio l'acuto stress è quello che dà immunoprotezione
soprattutto appunto se è quello che ci protegge in seguito ad una vaccinazione o in seguito alla presenza di ferite che dobbiamo immediatamente riparare o a delle infezioni. E allora chiaramente questo stress acuto che naturalmente ci hanno detto gli speaker precedenti deve agire entro 28 giorni, 15-28 giorni, via, fra 15 e un mese, dopodiché tutto si deve risolvere. Questo è estremamente benefico proprio perché ci dà resistenza, è un fattore di resistenza immunologica appunto a questi insulti. Però se questo anche acuto stress continua ed è in qualche modo ripetuto, ed è durante appunto ripetuto ed è diciamo sperimentato durante delle esposizioni antigeniche che di per sé non dovrebbero dare nessun fastidio, si comincia ad avere l'opportunità di scatenare un processo autoimmune. E questa è la famosa autoimmunità appunto da infezione, cioè che si può scatenare in presenza di infezioni e in presenza quindi di acuto stress che sono esse stesse stressogene. Quindi o stress infettivo, stress psicologico possono scatenare, dare l'avvio, cioè slatentizzare, diciamo meglio, slatentizzare un fenomeno autoimmunitario che magari in quel momento è silente. Infatti è noto che le malattie autoimmuni sono cicliche, hanno dei picchi, no, di attivazione e di smorzamento, appunto legato a questo fenomeno di stress. Se però poi noi abbiamo cronico stress a lungo, allora a questo punto noi abbiamo sicuramente slatentizzazione di malattia autoimmune, disregolazione del sistema immune, infiammazione, ma paradossalmente, appunto se si attiva poi l'asse dello stress, soprattutto l'asse ipotalamo, ipofisi sul rene, potrebbe avere addirittura effetto benefico su una malattia autoimmune già conclamata. E infatti lui ha definito stress lo spettro dello stress proprio perché appunto esistono tutte queste cascate di eventi che possono essere immune enhancement, cioè preparatorio con mobilizzazione, aumento di leucociti, risposta adattativa TH1, TH2, immunoprotezione, equilibrio ovviamente in questo senso, oppure immunodisregulation. Oh, e naturalmente qui io ho messo in evidenza perché ce lo dice Dabar, soprattutto un cronico stress di natura psicosociopolitica ed è proprio, diciamo, lo stress a cui noi oggi siamo sicuramente sottoposti. Ed è anche una delle prime volte in cui leggo effettivamente dagli autori americani lo stress psicosociopolitico. Non se n'era parlato tanto. Appunto. Quindi abbiamo detto lo stress deve essere importante per essere immunopreparatorio a questo ed è quello che noi continuiamo ad avere nel corso appunto della nostra vita. Noi abbiamo uno stress adattato che sia estremamente utile per fight or flight, cioè lo stress iperacuto, lo stress acuto. E quindi quello stress che deve dare l'avvio a quella fase di infiammazione, alla fase di riepitelizzazione, appunto, alla fase di cicatrizzazione. Di miglioramento e di guarigione delle ferite con un remodeling e quindi con l'importanza di una buona integrazione della matrice extracellulare. Se invece cominciamo poi ad avere alterazioni comportamentali, anche questo ci diventa dannoso. E allora dobbiamo a Bruce McEwen una splendida appunto review, tanti lavori. Lui è stato forse il padre della moderna psiconeuroimmunologia applicata appunto all'uomo, quindi alle malattie umane. E Bruce McEwen ci ha messo bene in evidenza come questo carico allostatico dovuto appunto ai fattori di stress ambientali, insieme agli eventi di vita più importanti, ci determina uno stress soprattutto percepito come minaccia. E quindi questo poi diventa un carico allostatico talmente pesante da definire poi un'alterazione dell'adattamento se questo non riusciamo appunto a gestirlo. Mentre ecco, il classico concetto poi di fase di allarme, fight
fase di resistenza e fase di esaurimento le dobbiamo al Anseli, il quale aveva detto già in anni precedenti che appunto lo stress era proprio una pressione, un senso di pressione appunto esercitato sul nostro organismo. E soprattutto in questa fase di allarme noi cominciamo a capire che qualcosa non va. Ed è quello che appunto molto brillantemente Straub ha definito energy appeal reaction, è il momento in cui serve l'energia per poter affrontare appunto questo tipo di stress. Nella fase di resistenza comincia l'infiammazione, comincia l'accumulo, vedete, di visceral fat, ipertensione, quindi cominciano a essere tutte quelle fenomeni che possono portare poi alla malattia appunto ipertensiva e alla sindrome metabolica, e alla fine nella fase peggiore, che è la fase del burnout, si ha proprio un possibile esaurimento di tutte le energie, di tutte le nostre forze. Uno dei collaboratori più importanti, secondo me, di Bruce McEwen è George Cruzos, il quale nel 2009 ha ripreso il concetto di fenomeno dello stress, quasi in qualche modo direi superando il maestro, perché da bravo greco ha cominciato a dire che il concetto di allostasis del suo maestro Bruce McEwen poteva essere visto come o cacostasis o come eustasis, cioè l'eustasis è l'equilibrio dinamico di tutte le nostre energie, quindi dei tre sistemi importanti che sono all'ottimo e sono in equilibrio appunto eustasico, mentre o per mancanza o per eccesso di stimolazione dell'equilibrio dello stress noi possiamo avere malattie. E in più, ecco, ha messo in evidenza come tutto il sistema dello stress possa essere mantenuto nel singolo individuo da molto lontano, cioè fin dal momento della nascita e prima ancora nel grembo materno, il sistema dello stress del nascituro viene estremamente influenzato dallo stress materno. Ci sono oramai tanti lavori a questo proposito e quindi è molto importante tenerlo presente. Quando poi addirittura al momento della nascita, se mancano le cure parentali, quello che appunto poi gli etologi hanno definito lichen grooming, se mancano le cure parentali e i cuccioli vengono invece molto precocemente privati dell'affetto materno, questi cuccioli saranno sicuramente non pronti nella vita futura ad affrontare i vari stressor della vita stessa. E quindi questi sono punti importanti che dobbiamo far conoscere e che dobbiamo divulgare proprio a livello anche proprio del concetto di allattamento al seno, di carezze del bambino, del neonato addirittura da parte della mamma e così via. Perché in questo preciso momento della vita del singolo individuo si vengono a formare i famosi fattori di crescita per il sistema appunto nervoso, i quali poi quello che sono, poi il sistema nervoso si sviluppa e i giochi sono fatti. Quindi da qui lo stress system è per poter avere un ottimo management nel corso di tutta la vita, perché altrimenti se lo stress system non viene educato, migliorato, stimolato, che cosa succede? Va ad interferire, come abbiamo già detto, sui vari target, sui vari tessuti, fino appunto all'endothelial dysfunction, infiammazione, aterosclerosis, malattie autoimmuni. E qui ancora una volta il ruolo dei T regolatori, come vedremo appunto fra breve. Naturalmente il sistema dello stress interferisce con altri importanti fenomeni regolatori endocrini, per cui anche un bambino, ecco, un cucciolo, un bambino nella fase di accrescimento, se viene mantenuto in un ambiente stressogeno, come può essere la famiglia, la scuola, quindi questo tipo di vita, cresce meno. Il GH che diventa appunto non fortemente attivo è anche un GH che non fa crescere nel timo
i timociti e quindi il sistema immunitario che è in progress, e quindi potete immaginare quanto danno si possa fare quando noi vediamo i bambini strattonati, portati di qua, di là e di là, senza che abbiano invece una corrispettiva, diciamo, eustress. Se sono stressati, poi il fenomeno diventa irreversibile. Quindi, metabolic stress, questo è il punto centrale. E allora questo metabolic stress deriva quando? Quando noi viviamo lo stress come minaccia. E se lo viviamo come minaccia, invece di dimagrire, invece di perdere peso, infatti gli autori si sono fatti questa domanda, ma sotto di stress, perché un gruppo di persone perde la fame, dimagrisce, e un altro gruppo invece va a cercare i comfort food? Ecco, allora hanno messo in evidenza che proprio il tipo di vissuto nei confronti dell'evento stressogeno che ce lo fa vivere o come minaccia, e quindi aumenta l'insulina, aumenta la leptina, che disregola a questo punto il fenomeno del bloccare la fame, il neuropeptide Y vanno tutti ad intervenire sul circuito della ricompensa che ci fa cercare i comfort food, cioè e determinati food, i food particolarmente dolci e grassi, quindi le tartine, le cioccolatine, non l'insalata, non un cibo, non una fettina di carne, ma soprattutto determinati cibi, quelli che poi sono i più calorici e che quindi fanno accumulare visceral fat. C'è un altro importante lavoro che ci dice ancora di più il contributo dello stress psicologico sulla epidemia di obesità, che oggi è stata definita globesity, proprio per far capire meglio il problema. E tutto quanto nasce, appunto, come abbiamo capito, dal fatto che se noi abbiamo un'ottima energia, un balance negativo, perché? Perché dispendiamo energia, dispendiamo calore, e quindi questo è assolutamente utile per un buon mantenimento, una buona attività fisica. Se noi invece abbiamo un aumentato introito energetico, tutto ovviamente va a scatafascio, ma se a questo disequilibrio aggiungiamo asse dello stress, HPA, che in qualche modo tenta di essere controbilanciato in questo senso dal sistema nervoso adrenergico, che invece cerca di minimizzare l'introito energetico, allora abbiamo sicuramente una alterazione più grave. Quindi stress, paroletta magica di cui dicevo prima, stress, infiammazione, e Claudio Franceschi non solo l'ha chiamata inflammation, ma l'ha chiamata inflammaging. Perché? Perché questo induce l'infiammazione, induce anche invecchiamento, radicali liberi, con tutto ovviamente quello che immaginate che possa avvenire. E devo dire che mi sono sempre di più innamorata di questa immunologia, come la chiamo io, integrata con gli altri sistemi, proprio quando dai vari incontri che avevamo in patologia generale con Claudio Franceschi, questo fu il primo a dirci, pure in un primo convegno, a dirci: guardate, possiamo tranquillamente utilizzare e sostituire alla parola antigene la parola stress. Devo dire che quello è stato pure per gli immunologi un punto veramente di svolta. E infatti le cose stanno proprio così. Quindi Paul Black l'aveva già messo in evidenza, la professoressa Marino, sempre per mettere al centro l'infiammazione con tutto quello che segue verso appunto la malattia cardiovascolare. E un altro importante momento dello studio della integrazione fra brain, psychological stress e malattia cardiovascolare, pensate un po', c'è venuta da questo lavoro che è assolutamente, diciamo, recente nella storia della neuroimmunomodulazione, perché circa in questi anni, 2007, su Circulation Research dell'American Heart Association, la quale per la prima volta, o giù di lì, e questo l'anno, comincia a mettere in evidenza
come esista la comunicazione fra i vari tessuti, tra i vari organi, il cervello e quindi visceral fat e energy metabolism, insulin sensitivity, lipid metabolism. Cioè finalmente anche i cardiologi si sono resi conto di tutta questa interazione e integrazione fra i sistemi, che non era così facile tenere presente. Oh, e quindi che cosa è successo? È successo che la adiposità, il tessuto adiposo con il rilascio, come vi ho detto, di TNF-alfa, di leptina aumentati e di adipolettina diminuita, ci porta alla possibilità di ipertensione e aterosclerosi. Questi sono lavori che anche noi abbiamo verificato e nei pazienti obesi, e quindi TNF-alfa, leptina-alfa, se sono stressati. Se noi diminuiamo lo stress psicologico, la leptina, TNF-alfa diminuiscono, la 12 rimane invece elevata, soprattutto in quei pazienti che non riescono a seguire una dieta ipocalorica, perché evidentemente mantengono uno stress di natura psicologica. Quindi se in condizioni normali tutti i sistemi sono regolati per l'assunzione di cibo e quindi per la regolazione energetica, quando siamo in condizioni di stress e soprattutto se lo stress, se l'infiammazione, ecco nel 2010, se lo stress e il processo proinfiammatorio ci partono, sono evidenziati a partire appunto dal sistema, dall'intestino, perché è l'intestino il primo trigger delle patologie infettive. Da qui si possono creare appunto quelle citochine infiammatorie che poi vanno a stimolare il processo cardiovascolare. E quindi ancora la parola. Nature Medicine 2007, vedete che sono questi gli anni. Nature Medicine 2007 ci fa vedere come in presenza di stress e in presenza di ricerca di cibi con grassi e zuccheri, si va ad attivare che cosa? La presenza di questo neuropeptide Y che è fortemente orestigeno, quindi ci fa mangiare e quindi ci porta all'obesità, alla sindrome metabolica. E qui si mette in evidenza come il neuropeptide Y possa essere rilasciato proprio lungo il decorso di fibre adrenergiche che vengono stimolate. Zukoska ha messo in evidenza sempre negli stessi periodi come ci sia stress, injury vascular e ischemia che portano a questi fenomeni che sono stati già ampiamente discussi, e come se noi facciamo un'angioplastica in presenza di neuropeptido Y questa viene trombizzata, ma anche in presenza di stress l'angioplastica viene trombizzata. Quindi bisogna dire sempre di più anche al paziente, appunto, o con liposuzione o con angioplastica, di migliorare in maniera seria, precisa e assoluta lo stile di vita. Quindi il cibo è visto come una dipendenza, perché oggi c'è appunto tutta una serie di stimoli, no, ambientali e sociali che ci portano appunto a mangiare, a scegliere di più il cibo piuttosto che andare a sentire un concerto. E quindi vedete, sono le stesse vie della dipendenza che vengono stimolate dal cibo. Quindi le emozioni, l'appetito, l'opportunità di avere sempre cibi più gradevoli e sempre più, diciamo, che possono favorire i contatti interpersonali, fanno sì che ci sia questa correlazione ancora di più tra macrofago, adipocita e sistema appunto dello stress, con rilascio di mediatori comuni. Quindi Crusos ha messo sempre di più in evidenza il fatto che proprio durante la nostra contemporaneità tutto ciò che era nato per rispondere in maniera appunto allo stress acuto per difenderci, oggi ci si rivolta contro, e allora la conservazione dell'energia per combattere appunto la mancanza di cibo ci porta all'obesità, alla sindrome metabolica e così a tutti gli altri fenomeni.
Ancora, appunto, l'alterazione dei ritmi circadiani e l'alterazione dell'asse dello stress, guardate cosa va ad alterare. Ovviamente tutta la regolazione metabolica dei grassi, del glucosio, del grasso e così via. E quindi esiste un link diretto appunto fra stress, alterazione del ritmo circadiano del cortisolo e dismetabolismo. Quindi noi siamo a questo livello e ci chiediamo perché. E allora la risposta bellissima, splendida, ce l'ha data Straub, quando appunto ci ha fatto capire che è tutto un processo di energy regulation. Ci chiediamo perché e una risposta ce l'ha data il filosofo Galimberti, il quale ha detto che noi siamo analfabeti emotivi, cioè non sappiamo gestire le nostre emozioni. Siamo rimasti molto indietro rispetto a quella che è la società tecnologica che si è evoluta, è andata avanti nel corso della vita rispetto ai geni che noi invece ancora abbiamo in corso d'opera per l'evoluzione. Siamo analfabeti emotivi. Questo mi è piaciuto molto come criterio, perché è vero, non sappiamo gestire le emozioni. E allora quella che dovrebbe essere la gestione emotiva dello stress con un aspetto fisiologico e comportamentale adeguato diventa una gestione che ci dà le patologie stress correlate, soprattutto con i ricordi, perché la scatola nera dei nostri ricordi ci fa riaffiorare delle emozioni negative, soprattutto coloro che, ecco, hanno subito dei disastri, dei lutti, dei problemi seri, e ogni volta che rielaborano e rimuginano quello stesso ricordo, attivano appunto il sistema dell'attivazione emozionale in senso dannoso. Quindi, e questo è tipico degli umani. Gli animali, per fortuna, questo non lo fanno. Quindi è chiaro che Straub ci ha dato tutta la definizione, ci ha dato il perché sickness behavior, perché è utile per il sistema immunitario, il sistema immune non è in grado di immagazzinare nutrienti e quindi che fa? Degrada la matrice extracellulare. E qui si apre il discorso della matrice extracellulare delle matrichine. Altro problema serio perché soprattutto la matrice extracellulare che noi oggi possiamo andare a determinare attraverso appunto dei macchinari fanno sì che ci possano appunto dare l'individuazione di una matrice funzionante o meno. E allora queste matrichine, questi frammenti della matrice extracellulare vanno a stimolare una cellula PC, quindi anch'essa poi si attiva in senso infiammatorio. Sono sempre segnali d'angoscia. E quindi matrichine e in più stress, epinefrina e quello a cui facevo cenno ieri, cioè quella stimolazione di quel recettore adrenergico, fa sì che ci sia una maggiore possibilità di attivazione del clone 17 con diminuzione del T regolatorio. Quindi il Toll-like receptor è considerato un occhio immunologico che vale sia per appunto i vari patogeni, sia per lo ialuronano che è il derivato dell'attivazione, della degradazione della matrice extracellulare. Guardate, anche questo è un fatto importante, che forse è stato anche in qualche modo non ben messo in evidenza, perché tutte le volte che abbiamo degradazione della matrice si attiva il toll-like. Con l'attivazione del toll-like si attiva il sistema immune. Quindi richiesta di energia, perché i geni antichi agiscono in contesto ambientale molto cambiato, e questo quindi l'abbiamo capito, ce l'ha spiegato molto bene Straub, noi siamo ancora a questa fase. Non siamo alla fase della resistenza e della stimolazione cronica, dello stress cronico, quindi dell'infiammazione cronica. Quindi stress, ricerca di comfort food, sindrome metabolica, osteoporosi. Quando siamo in presenza di stress, i trigliceridi, l'obesità e il glucosio, dicono gli autori, confondono il cervello e a questo punto la leptina non funziona più. Quindi noi abbiamo il tessuto adiposo nel paziente obeso che ha tanta leptina, ma questa leptina non è in grado di regolare l'energy balance.
Quindi la leptina a sua volta attiva il rilascio di citochine infiammatorie dai macrofagi ed è essa stessa parte integrante dell'attivazione dello stress. Quindi ancora Matarese, proprio nell'ultimo suo lavoro, ci dice l'importanza del ruolo. Centro della baia, però, interleuchina 17, ma anche la adipocita. Quindi questo contribuisce ancora di più a che cosa? Alla infiammazione cronica, un'eventuale autoimmunità se il paziente è predisposto, insulina resistenza, aterosclerosi. Quindi ancora una volta ricordo che la leptina blocca il precursore del T regolatorio, che non diventa T regolatorio e quindi apre la via al TH17, aumentando il rischio di queste malattie stress correlate, obesità correlate e quindi croniche, come possiamo immaginare, abbiamo oramai capito metalloproteinasi, chemochine, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi a questo punto, rifacendoci alla Cytokine Sing the Blues, non solo il blues, non solo la depressione, ma anche con la depressione, ricerca di comfort food, ricerca di stimolazione e quindi i giochi si complicano sempre di più e se non interrompiamo il circuito vizioso siamo proprio veramente malconci. Allora c'è possibilità, c'è speranza per reagire a tutto questo? Perché le citochine devono giungere al cervello? Perché è utile sa sickness behavior? Perché? Perché noi già avevamo nel 2005 messo in evidenza in un gruppo di persone con stress psicologico, che era però meno del 30%, è un gruppo superiore che aveva 6, 12, prolattina, TNF-alfa, tutti elevati e non avevano ancora sintomi, si sentivano soltanto male, si sentivano così, in qualche modo depressi. Ma una depressione lieve. E guardate, avevano invece tutto questo, già questo fenomeno di cui ancora non avevamo una chiara comprensione. E allora ecco perché queste citochine devono giungere al cervello, proprio perché attraverso tutti i danger signal, i toll-like, giungono appunto virus, batteri, tossine, frammenti della matrice, soprattutto nel toll-like receptor 4, si forma l'inflammasoma. L'inflammasoma fa sì che ci sia questo nucleo di sensore di tutto ciò che è infiammazione e questo nucleo sensore a livello cerebrale che conduce alla sickness syndrome ci porta al rilascio con la via efferente di acetilcolina che giungendo alla milza fa cambiare radicalmente il fenotipo infiammatorio dei linfociti, dei monociti. Attraverso il loro passaggio, vedete, nella matrice, quindi ruolo importante della matrice extracellulare, e spegne l'attivazione infiammatoria. Quindi se c'è questo importante ciclo e riciclo, si può tentare di smorzare l'infiammazione. E devo dire che il titolo di questo articolo del 2010 su Nature Immunology ce la dice lunga. La dice lunga soprattutto a me che insegno immunologia e ci dice capire l'immunità richiede molto più dell'immunologia, quindi l'integrazione con gli altri sistemi. Quindi siamo arrivati alla fine del 2011 e allora noi dobbiamo fare un'accuratissima anamnesi quando abbiamo un paziente davanti a noi, ricordandoci soprattutto di considerare il tipo di stress, ma soprattutto percepito, quindi chiedere che tipo di stile di vita ha. Che tipo di dieta, se fa o non fa esercizio, ricordare se ha o meno, diciamo, correlazioni sociali, soprattutto se è un paziente che ha avuto una grave malattia e deve in qualche modo risolverla, perché quello è il punto critico. Oppure un paziente fortemente compromesso da un intervento chirurgico, se sta in una condizione di stress, avrà la ferita che non rimargina, che rallenterà molto nel suo rimarginamento. E questi sono tutti i lavori che abbiamo visto soprattutto in chirurgia nervosa. Quindi
Quindi stress psicologico, tipo di personalità e poi in quale momento della sua vita si presenta, perché ogni momento della vita ha il suo momento di sviluppo, recupero, esaurimento, fragilità, soprattutto l'inflammaging. Quindi il corpo e la mente, siamo sempre oramai più che convinti, si influenzano a vicenda. Grazie.